Un uomo che ha fatto della ricerca e del pensiero libero la sua missione di vita. Con i suoi studi ha svelato i più nascosti intrecci di potere che governano il mondo economico e sociale. Oggi ci aiuterà a fare chiarezza e a trovare una strada per la libertà. Di nuovo con noi, a Missione Libertà Live, il professor Pietro Ratto. Un grande benvenuto, bentornato al professor Pietro Ratto, che l'anno scorso a Missione Libertà Live a Riccione è stato protagonista di un intervento che ha davvero ipnotizzato gli ospiti, in senso positivo, e siamo stati tutti entusiasti di ascoltarlo, perché scrive un sacco di cose molto molto interessanti e in un modo molto interessante. Prima scherzavamo sul fatto che lui diceva è anche un po' troppo tutto quello che stiamo dicendo, in realtà è molto poco, anzi dovremmo... Io faccio inquadrare il libro, che prima non sono riuscito a farlo inquadrare, perché proprio su questo libro io vorrei fare la prima domanda al professor Ratto, visto che comunque siamo rimasti in silenzio. Professor Ratto, qui nel suo libro La scuola nel bosco di Gelsi, a un certo punto c'è un titolo che è L'insolito mare. E qui il tema è il silenzio. E la prima domanda è questa: ma quanto è importante questo silenzio che noi ci siamo autoinflitti, ma forse era la cosa giusta? Ma dunque è tutto collegato, in effetti, quello che avete detto, a partire dal problema dell'autostima, perché esiste una virtù che Aristotele elenca nell'Etica Nicomachea, che nel nostro tempo abbiamo completamente dimenticato, nel senso che la traduciamo in un modo diverso, che non è quello giusto, no? Che è la virtù della magnanimità, la quale consiste nella giusta conoscenza, diciamo, della giusta, il giusto apprezzamento del proprio valore, no? E quindi né sopravvalutarsi né sottovalutarsi. È una dote complicata da mettere in piedi, da costruire, da elaborare, e in effetti però nel momento in cui si prova a misurarsi con questa questione e a capire veramente qual è il valore nostro e quali sono invece i difetti e il margine su cui lavorare per cercare di migliorarsi, ecco che si scoprono tante lacune dentro di noi, e quindi la misurazione non può mai essere, io credo, troppo pompata e troppo, diciamo, come si può dire, eccessiva. E come si fa a fare questo? Sicuramente, per esempio, ci vuole silenzio. Non credo di inventare nulla di nuovo. Credo che la società del nostro tempo abbia bisogno di silenzio. Credo che il silenzio dovrebbe essere una materia da insegnare a scuola. Non come il gioco del silenzio, proprio come materia. Sì, sì, no, cioè, sì, sì, nel senso che credo che si debba comunicare sin da piccoli, sin ai bambini, insomma, sin da piccoli, comunicare la necessità di imparare a passare del tempo, a trascorrere del tempo un pochino in silenzio, senza annoiarsi subito. Io vedevo fino a quando ho insegnato, che appena finiva una lezione o c'era una pausa, ci si attaccava tutti al solito cellulare, ognuno per conto proprio, e il vuoto lo si riempiva così. Sono convinto che si debba intanto imparare anche ad annoiarsi, cioè a mettere in conto anche la noia, perché fa parte della vita, non la si può aggirare riempiendo il nostro tempo con delle sciocchezze, molto meglio la noia. Ma soprattutto imparare a affrontare quello che abbiamo di fronte, per esempio, quello che abbiamo davanti, imparare a prenderci il presente invece che accendere subito il pensiero su quello che sarà dopodomani o soltanto tra un quarto d'ora o su quello che è stato ieri o un quarto d'ora fa, imparare a guardare, a osservare quello che abbiamo di fronte e farlo in silenzio. Questo silenzio credo che possa essere la strada maestra per poter a un certo punto percepire la voce del cuore, che è fondamentale per poter poi capire cosa fare della nostra esistenza. Verissimo. Io consiglio di ascoltare con attenzione ogni singola parola che esce dalla bocca del professor Ratto, perché davvero è stimolo per
riflessione e meditazione, visto che parliamo di silenzio. E hai citato, hai parlato del momento della pausa scolastica al passato, perché, come ci hai raccontato anche lo scorso anno, sei uscito da quel mondo volontariamente. Parliamo della scuola, che è un tema anche caldo in questo momento. Come vedi la scuola oggi, ma soprattutto come vorresti vederla? Quindi che tipo di modello scolastico sogni e secondo te a quale dovremmo aspirare? Ma la scuola di oggi è diventata una mercificazione del sapere e per giunta un sapere ristretto e ridimensionato il più possibile. Siamo ormai da 20 anni nella cosiddetta scuola dei saperi minimi. Quindi bisogna all'inizio dell'anno, a livello di dipartimento, quindi con le singole discipline, decidere quali sono i saperi minimi sufficienti per poter far sì che un alunno venga ammesso alla classe successiva. Ed è un continuo tagliar via, ridurre sempre più all'osso quello che bisogna sapere. È una scuola che tutto quello che fa lo orienta a quella che deve essere l'utilità di quello che si studia. È una scuola che indirizza l'alunno orientandolo, il famoso discorso proprio del cosiddetto orientamento scolastico, orientandolo in quella che è la direzione che gli permetterà di trovare un lavoro. Con tutta una serie di intimazioni e di allarmismi più o meno ansiogeni che sono tesi a spingere il ragazzo a seguire quelle che sono le uniche strade che lo porteranno agli unici tipi di lavoro, sicuramente redditizio, evitando l'incertezza di un lavoro che invece possa essere poco redditizio, o addirittura il famoso fantasma della disoccupazione. In questo modo noi creiamo una quantità immensa di individui che mettono da parte, accantonano tutto ciò che può in qualche modo e nel proprio modo particolarissimo, individuale, originalissimo, realizzare le proprie potenzialità, le proprie più particolari doti, sacrificare tutto ciò sull'altare della convenienza. E quindi è una scuola che non dà niente per niente, una scuola che insegna a non dare nulla per nulla e quindi a studiare a patto che si ottenga poi un certo voto. Io sogno invece, per arrivare alla seconda parte, una scuola inutile, un sapere inutile. Sono convinto che la scuola dovrebbe farsi da parte subito, cioè nel senso che dopo aver insegnato a leggere, scrivere, far di conto, chiudere la questione, quantomeno la questione dell'obbligatorietà. L'obbligatorietà dovrebbe limitarsi a questo e quindi neanche a tutte le elementari, per usare una terminologia vecchia che però continua a piacermi di più di quella attuale. Tutto il resto soltanto sulla base del desiderio, dell'amore, dell'interesse. Ti interessa proseguire, vai avanti, non ti interessa, esci di qui. Sogni per il tuo futuro qualcosa che per gli altri potrebbe essere forse troppo umile, ma per te, io faccio sempre, ad esempio, non mi ricordo se l'ho già fatto anche in questo contesto, dell'alunno che con tutti i 10 in quinta liceo scientifico e quindi con la strada spianata verso ingegneria, che era quello che i genitori si aspettavano da lui, sognava di fare il carrozziere. E a un certo punto, dopo un po' di dialoghi con me, ha deciso che lo avrebbe fatto. Io l'ho saputo soltanto molti anni dopo, quando l'ho incontrato per caso, assolutamente sì. E perché lui era rimasto a quegli anni in cui da bambino entrava nella carrozzeria dello zio e rimaneva affascinato dal profumo della vernice fresca nel momento, no, in cui verniciavano le lamiere, le scocche, come si chiamano, io non mi intendo. Noi abbiamo soltanto una vita, quantomeno una per volta, e conviene che ce la prendiamo e non che la svendiamo per una convenienza che poi di fatto spessissimo, in quanto comodità,
non fa altro che contrastare decisamente con quella che è la nostra possibilità di felicità. Io mi permetto di tornare sul libro, perché questo libro io, a parte consigliarlo tantissimo dopo averlo letto ovviamente, quindi mi permetto, La scuola nel bosco di Gelsi è davvero interessante, illuminante, e qui c'è un capitolo che inizia con una parola che mi ha folgorato e poi ho trovato dentro quello che avrei voluto trovare, che secondo me è fondamentale nel business, nella vita, dappertutto, che è inutile. Okay? Adesso, avendo citato la scuola dovrebbe essere inutile, qui si parla di filosofia. Sì. È una cosa che è tanto più di quello che sembra, ma oggi viene un po' svilita come una roba da persone che non hanno niente, non hanno voglia di far nulla. Io la prima cosa che facevo quando entravo in una terza, per la prima volta, in una terza liceo scientifico, che voleva dire l'inizio di quello che poi si sarebbe trasformato in un triennio di storia e filosofia, quindi terza, quarta e quinta, io la prima cosa che dicevo entrando era: mi presento, mi chiamo così e io insegno una materia inutile. Insegno anche storia, che comunque, soprattutto per come viene gestita, è piuttosto inutile, ma poi insegno addirittura filosofia, su cui senz'altro ironizzeranno i vostri genitori, e quindi vi avverto, io insegno questo e aggiungo che sono orgogliosissimo di insegnare una cosa inutile, una delle poche cose inutili rimaste, perché, e questo li affascinava sempre molto, ma io ne sono estremamente convinto, perché nella vita le cose inutili sono le uniche che assolutamente contano. Che cosa c'è di utile a innamorarsi, per esempio? È soltanto una grana spaventosa, è soltanto un gran casino, è soltanto una situazione che non si sa gestire, che provoca molta sofferenza, come minimo, no? O molta passione, ma ricordiamoci sempre che il termine passione ha due significati nella nostra lingua, è la passione dei due amanti, ma è anche il patire e il soffrire, no? Ecco, io insegno una cosa inutile, ma l'inutilità è poi di fatto, per esempio l'amore, ciò che dà il sale alla vita. Che cosa è una vita senza amore? Un amore che non può essere, non deve essere necessariamente quello per un'altra persona, sicuramente sì, ma anche l'amore per suonare la batteria, per andare in giro nei prati o arrampicarsi sugli alberi, per studiare gli animali o per... E torniamo alla questione del carrozziere. Una vita che non sia appassionata è una vita che non vale la pena di vivere, e invece la scuola insegna, è la classica questione che emerge quando tu spieghi e a un certo punto ti fai prendere troppo, e mentre sei lì che racconti qualcosa di veramente appassionante, o comunque che ti sembra un minimo appassionante, ti si alza la mano del tipo lì davanti che o chiede se può andare in bagno, quando tu speravi in un intervento, oppure nella migliore delle ipotesi, beh, in realtà non è sempre così, se li sai coinvolgere succede anche qualcosa di più bello, però ti capita il tipo che ti alza la mano, soprattutto dopo che tu hai detto adesso vi do una versione alternativa, cioè abbiamo fatto Cristoforo Colombo, l'abbiamo visto in una versione che è quella dei libri di testo, ora vi dico qualche dubbio che potrebbe sorgere e qualche dubbio che qualche storico un pochino più pazzo degli altri ha avanzato su questa storia. Ecco che alzano la manina e la domanda sistematicamente è: prof, ma questo è da sapere? Fantastico. Questo è da sapere. Fantastico. È esattamente una domanda che vuol dire: senti, siccome non c'ho voglia di fare cose in più, questa cosa poi me la chiedi? Perché se non me la chiedi, io spengo già l'audio proprio in questo momento, se vuoi ti abbozzo comunque il sorrisino così, e intanto penso ai fatti miei, e perché so che tanto non me la chiederai. Questa è la scuola di oggi. Confermo, io ho frequentato la scuola fino a non troppi anni fa, come Ezio, e non ricordo ancora... Non sulla differenza di età. Beato te. Lui ci tiene a far notare la differenza. No, non c'è differenza. Io sono 5.1, sono molto più evoluto. Attenzione. Ricordo, è vero, assolutamente. Torno su questo punto tra pochissimo, però apro e chiudo una parentesi velocissima, perché il vivere una vita appassionata è, secondo me, la chiave di volta di tutto. Specialmente in questo periodo che tanti si stanno preoccupando di averla a rischio questa vita per un fantomatico puntino che dovrebbe viaggiare attraverso la bocca di uno all'altro e essere in pericolo e aver paura di morire. Prima di aver paura di morire io mi chiederei: ma sto vivendo una vita appassionata? Perché se no, anche proteggerla, ma che senso c'ha? Chiudiamo la parentesi e torniamo su questa
su questo punto che hai citato poc'anzi. Scusami se do del tu al professor Ratto. Ma... No, ma scherza. Sul tema della valutazione, perché appunto devo saperlo vuol dire che io sono lì per ricevere una valutazione, un voto. E questo è un po' il punto, perché è la spada di Damocle poi la votazione sia sugli studenti e sia sui genitori. Forse è l'unica vera motivazione per cui si va a scuola praticamente, e questo parte però anche dai professori, quindi anche il criterio di valutazione non solo degli studenti ma dei professori dovrebbe essere, perché avere un professore come te penso che la scuola sarebbe molto più interessante. Tu cosa ne pensi in merito su questo criterio di valutazione studenti e professori? Ma è un discorso molto complesso. Io ho fatto uscire un libro da poco, 2 mesi fa, che si intitola Programma di istruzione, in cui appunto di istruzione è tutto attaccato, proprio giocando su questa ambiguità, in cui questa questione emerge, il problema della valutazione. Allora, intanto chiariamo che siamo in un'epoca in cui da un po' di anni, con l'avvento della scuola, cosiddetta scuola dell'autonomia, siamo in un'epoca in cui al voto è stato sostituito il punteggio, cioè nel senso che i voti ci sono, ma i voti servono soltanto per arrivare a una media che poi viene codificata attraverso un tot di punti. Quelli sono i punti che tu capitalizzi e che ti porti poi all'esame di maturità, esame di Stato adesso si dice, entri già con un certo credito, no? Anche questa terminologia che da anni è stata introdotta, debito e credito come se fossimo in banca, ma è proprio questa la situazione in questo momento, cioè viviamo come se fossimo in banca, tutto quello che facciamo viene quantificato in termini materiali, no? Quindi la valutazione serve a elaborare un punteggio, il che svuota ancora di più, nella scuola nel Bosco di Gelsi si immagina, il professor Gelsi costruisce effettivamente una scuola che, diciamo così, scavalca la valutazione e quindi tanto più scavalca il punteggio, perché si basa su una un'idea diversa di scuola, cioè una scuola in cui quello che conta sia appassionarsi e se non vi interessa siete pur liberi di andarvene, perché nessuno è obbligato, e però se io riesco a incuriosirvi probabilmente ci rimanete perché vi piace e non perché o vi interessa e non perché siete obbligati. Ecco, quindi la valutazione è diventata un qualcosa che ha perso anche quell'ultima connotazione, tra virgolette, molte virgolette, morale, che aveva con il voto. Perché io, se da ragazzo prendevo un 4, mi sentivo una schifezza, tornavo a casa e chiaramente pigliavo un sacco di botte, perché in realtà eravamo in un'epoca in cui i ragazzi prendevano ancora botte se pigliavano, o comunque venivano castigati e redarguiti se pigliavano un brutto voto, mentre adesso se prendono un brutto voto finiscono dal preside gli insegnanti che gliel'hanno dato. E quindi era un'epoca diversa, io l'ho già detto, ho passato tanti anni da ragazzo prendere botte dagli insegnanti e dai genitori, cioè gli insegnanti mi castagnavano, arrivavo a casa, i genitori, no? Adesso che è arrivato il mio momento di essere insegnante prendo un sacco di botte dagli alunni e dai genitori, e quindi è proprio stata una vita difficile la mia, perché nel frattempo mi hanno girato la scuola al contrario e adesso ultimamente me ne sono liberato, ma quando fino a qualche anno fa mollavo un 4 finivo in presidenza per giustificare il mio 4, non il tipo che se l'era preso ma io. C'è poi il problema, ecco, quindi voglio dire, si svuota completamente l'aspetto morale, perché? Perché tu, se rimani dentro la fascia di punti che ti serve per arrivare in una buona posizione all'esame di maturità alla fine del triennio, puoi anche prendere dei 4, che ti frega. Se calcoli che io ho ben presente l'ultima interrogazione dell'anno, il tipo che ha la media del 9 e ha fatto il calcolo e sa che anche se prende un 4 resta nella fascia più alta, viene e mi dice oggi non ho studiato, dico ma così ti do 4, lui faccia pure, non c'è nessun problema. Ecco, questo significa farsi conti in tasca, questo significa usare la scuola
con quel criterio dell'utilità e della convenienza che non ha nulla, nulla, nulla a che fare con la voglia di sapere, con la curiosità, eccetera. C'è poi la valutazione degli insegnanti che è spaventosamente all'ordine del giorno negli ultimi anni, a partire dalla cosiddetta riforma della buona scuola, che serve proprio, questi slogan servono proprio per coprire il contrario di quello che le cose sono, ma in realtà abbiamo avuto il buon governo, no? Cioè in realtà abbiamo tutta una serie di slogan che in realtà significano il contrario, e la buona scuola è stata giustamente attaccata, ma non è altro che l'ultima puntata, anzi adesso c'è quella successiva che è ancora più grave, che è in corso, di un sistema di distruzione della scuola pubblica che è partito dal 2000 in poi e che è stato condotto con molto zelo da tutti i singoli ministri fino a oggi. Ecco, la valutazione degli insegnanti è una cosa sconvolgente, perché non c'è, a rifletterci, un unico modo per valutare in maniera oggettiva la portata educativa e istruttiva di un insegnante. Non c'è, perché non puoi decidere che li valuti, non so, sulla base della puntualità? E perché mai un insegnante puntuale che entra alle 8 in punto, anzi alle 7.55 secondo le norme, e timbra la cartolina dovrebbe essere migliore di un insegnante che entra in ritardo di 10 minuti ma poi ti rapisce il cuore, no? Portandoti via letteralmente con la sua passione e la sua esperienza e la sua competenza e tutto quello che vuoi, la sua chiarezza, che è una dote troppo poco valorizzata negli insegnanti. E allora che cosa? L'insegnante che ha le medie più alte? Beh, a questo punto basta dare 10 a tutti e sei in cima. Stiamo parlando, attenzione, di questioni gravi, perché la valutazione degli insegnanti sottende poi a una diversificazione degli scatti degli stipendi. Quindi un insegnante che ha una valutazione più alta ottiene uno stipendio più alto, sempre roba da fame, ma un po' di più degli altri. No, sono le guerre tra galline, però in realtà è così. Cosa che serve moltissimo allo scontro, alla competizione all'interno del corpo docente, al mobbing, a tutta una serie di cose che nulla con il sapere hanno a che fare. E poi senza dubbio, e allora che cosa? Il fatto che un insegnante sia più chiaro di un altro, e chi lo stabilisce? Cioè nel senso che è chiaro che dipende dai ragazzi. Allora, senza dubbio il modo migliore per valutare gli insegnanti può essere quello di chiedere ai ragazzi. Ma è chiaro che diamo loro un'arma enorme. Intanto c'è un vizio di forma gravissimo, e cioè che l'educando debba valutare l'educatore è gravissimo, per il fatto che essendo educando non sa come si educa, altrimenti sarebbe lui educatore. E quindi come fa l'educando a stabilire se l'educatore lo sta educando correttamente? E poi è chiaro che diamo loro armi del tipo: quello mi sta sulle palle, mi ha dato un 2, quindi io gli do alla fine dell'anno, nel modulo che mi danno e mi consegnano, io gli do il voto più basso, no? E sono io questa volta che salgo in cattedra e do il voto a lui, e così lo stronco, gli stronco la carriera e sono sicuro che lui guadagnerà poco. Faccio un esempio velocissimo, schifosissimo, che mi è capitato negli ultimi tempi. Siccome i criteri di valutazione, secondo la buona scuola, dovevano essere esplicitati inizialmente dalle singole scuole in un modo particolare, ognuno per conto proprio, e soltanto dopo un triennio di sperimentazione sarebbero stati centralizzati, quindi a quest'epoca probabilmente ormai lo sono, fortunatamente non sono aggiornato su questo, le singole scuole avevano cercato di dare dei loro criteri, no? E brancolavano nel buio. La scuola in cui mi trovavo io a un certo punto ebbe la genialata di stabilire tra i criteri quello di l'insegnante che fa un numero più elevato degli altri di verifiche ha un punteggio più alto. Ora, a prescindere dal fatto che chi l'ha detto che se invece che 3 compiti in classe in un quadrimestre ne faccio 8 io sia un insegnante migliore, ma al di là di questo, no? Cosa accadde? Accadde che questa cosa venne fuori, i criteri vennero stabiliti, mi ricordo, a maggio di quel determinato anno scolastico, e la mattina dopo l'esplicitazione di questi criteri gli insegnanti si fiondarono in classe fissando decine di compiti in classe in quell'ultimo mese di scuola per poter avere l'aumento di stipendio
l'anno successivo. Questo si chiama conflitto di interessi. Ma io a quel punto cosa feci? Ennesimo passo che mi mise in totale antipatia nei confronti del preside e di tutti gli altri. Entrai in classe dicendo: ragazzi, sappiate che se qualcuno fa questo, ma l'ha fatta la prof di matematica, l'ha fatto la prof, allora sappiate che avete tutto il diritto di alzare la mano e dire: scusi prof, lei mi sta per caso aumentando il numero di verifiche di colpo alla fine dell'anno quando stiamo dando di testa, eccetera, per aumentarsi lo stipendio, così vorrei sapere. Mi spiace, ho parlato troppo, ma questo è per dire il problema, no? Noi non riusciamo a interromperla perché siamo tutti e due imbambolati, sì, oggettivamente. Sì, e infatti ci stavamo guardando per dire cosa potremmo aggiungere a tutto questo. E in realtà abbiamo solo, sono rimasti 5 minuti, magari se sforiamo un po' togliamo qualcosa a noi alla fine. Assolutamente sì, tolgo volentieri per ascoltare i nostri ospiti che sono straordinari. E io vorrei concludere con una domanda semplice, se ce la fai in 5 minuti. Ma quindi l'alternativa? Scuola parentale, steineriana, non so, Montessori, che facciamo? Come usciamo da questo pasticcio? Io non ho risposte sogno una scuola che non dia risposte e che non ponga se stessa come risposta, tra l'altro, ma che invece incentivi alla domanda. Questa domanda è la domanda che mi faccio anch'io. La scuola parentale è, in un momento di grave tracollo della scuola pubblica, è sicuramente una possibilità, ma poi a quel punto non è detto, e chiedo scusa subito fin d'ora, che un genitore, soprattutto in questo ambito, sia più in grado di educare di un insegnante, per esempio. Per giunta costa, perché soprattutto un genitore che non ha una certa preparazione, anche in termini, che ne so, proprio disciplinari, dovrà pagare degli insegnanti privati che vengano a casa. La soluzione, purtroppo, come al solito nelle cose importanti, non è facile e non è rapida. È una picconata bestiale all'intero sistema scolastico attuale. La soluzione è azzerare, buttare nel fuoco quello che è la scuola di oggi e ritirare su una scuola. Mi dicono sempre: sì, ma cavoli, è inutile ricominciare da capo, perché in realtà questo comporterebbe troppo tempo. Sì, ma partiamo allora subito, no? L'avevo già detto e lo ripeto, è una scuola che deve ripartire da maestri che sappiano suscitare entusiasmo. Io, per diventare insegnante al concorso, scelsi un percorso che partiva dalla filosofia e dall'entusiasmo nella filosofia e l'entusiasmo nell'insegnamento, un entusiasmo che ho perso perché mi hanno cambiato le carte in tavola durante la partita. Ma ripartire da insegnanti che siano maestri, che abbiano il cuore, che vogliano suscitare nei ragazzi la domanda invece che la risposta, forse è la soluzione, che chiaramente non verrà adottata mai. Kant riprende un'antica favola greca in cui si narra di un padre che in punto di morte lascia ai propri figli un terreno e dice: scavate in questo terreno e troverete un tesoro. I ragazzi si fiondano su questo terreno e cominciano a scavare, non trovano nulla, lo girano tutto, ma non c'è nessun tesoro, e sconvolti di questa cosa credono di essere stati fregati dal padre. L'anno successivo però, con l'arrivo della primavera, si rendono conto che quel terreno è diventato più fertile. Era quello il tesoro che il padre augurava ai propri figli. Abbiamo parlato di scuola, che sicuramente è la base per costruire il futuro e che è qualcosa che riguarda la vita di tutti, anche chi a scuola non ci va più. Abbiamo parlato di porsi domande e perché hai suggerito di non avere risposte. Ma come strada per la libertà, vuoi insegnarci un modo giusto, se c'è, secondo te, di porsi delle domande e di arrivare a delle giuste conclusioni per se stessi? Fortunatamente non c'è un modo giusto per fare le domande, se no anche questo negherebbe la libertà stessa. L'unico modo giusto per capire quali siano le domande giuste è il silenzio.
è un silenzio interiore, ma è quel luogo dell'interiorità, è anche il luogo della libertà, è l'unico che ci è rimasto. Io apprezzo moltissimo i discorsi che sono stati fatti sulla possibilità di salvaguardare la nostra privatezza. E io sono incapace, perché pur scudandomi tutta una serie di cose scopro di fare un sacco di errori anche su internet, eccetera. La privatezza però è quella non soltanto del poter per conto mio continuare a riempirmi di sottofondi, non riuscire comunque ad andare al supermercato senza avere il tunz tunz sotto, non riuscire a guidare senza avere l'autoradio che suona, no? La privatezza deve permetterci di ripararci, ma all'interno di questo recinto non ci deve essere un vuoto, nel senso che soltanto la noia è il vuoto esistenziale. Ci deve essere un silenzio che chiede la domanda, che chiede quale domanda farsi, che chiede il senso della mia esistenza, e questo senso è una direzione, chiedersi in che direzione sto andando, che direzione voglio imprimere alla mia esistenza, chi sono veramente io. Queste famose domande da cui parte la filosofia, considerate inutili, sciocche, eccetera, sono l'unica strada per poter recuperare noi stessi, e ce l'hanno sistematicamente, accuratamente rubata. Io direi che possiamo dare un consiglio a questo punto proprio asciutto: scavate in silenzio. Sintesi, direi proprio che funziona. È bello scavare in silenzio. Scavate in silenzio, scavate dentro, non fuori, magari. Ma anche fuori. Anche fuori. Basta pensare alla storia. La gente spera che, spesso si chiede a me che io chissà quali cose scopra nella storia, ma in realtà la storia è da scavare esattamente come quel terreno, non tanto per trovare il tesoro da tirar fuori subito e pubblicare e monetizzare con le vendite del libro, e questo è un errore che facciamo tutti. La storia è da scavare perché già solo scavandola, quella stessa storia diventa più fertile, più capace di darci frutti e più capace di sorprenderci e di comprendere come non sappiamo assolutamente nulla. Ecco che torniamo alla questione dell'autostima. L'unica cosa che uno studioso deve riuscire a capire è di non sapere. E torniamo a Socrate. Questo sapere di non sapere è l'unico vero frutto che può spuntare, che può maturare all'interno di un terreno adeguatamente reso fertile. Io direi che dobbiamo concludere, siamo andati un po' fuori di qualche minuto, ce lo toglieremo noi, non togliamo niente ai nostri ospiti, noi abbiamo un tempo finale per concludere, ma concluderemo probabilmente a questo punto in silenzio. Accetto il consiglio e abbiamo parlato fin troppo direi a questo punto, quindi ci dobbiamo salutare. Vai tu. Come possiamo seguire il tuo lavoro su internet? Oscocedo.it, sto cercando di accentrare tutto lì, i miei libri che sono boicottatissimi, ma ancora si riesce in qualche modo a intercettarli o prenotarli in libreria, e Boscocedo Prog, che è una piattaforma in abbonamento in cui aggiorno e approfondisco le tematiche dei miei libri, e abbonandosi alla quale in qualche maniera mi si sostiene, perché come si può immaginare sono piuttosto isolato e ben poco, diciamo, aiutato a livello proprio generale, diciamo. Certamente, quindi boscocedo.it e Boscocedo Prog. Noi l'1, 2 e 3 aprile saremo a Riccione di nuovo, come lo scorso anno. Possiamo strapparti una promessa di essere sul palco con noi. Possiamo permetterci anche di insistere. Se non saremo bloccati tutti. Con tutto il pubblico che potrà di nuovo acclamarti. E in più noi... E magari ricevere un bel autografo dei suoi libri, che sono tutti straordinari. Sembra che io vi abbia pagato così. Io sono entusiasta di questo racconto. Grazie. Di cui ho svelato pochissimo, perché è un viaggio, fatevelo sto viaggio. Tanto, voglio dire, un viaggio che si fa con 11 euro, io direi che vale la pena. Proprio. Un grande editore, uno dei maggiori in Italia, mi disse: questo libro è un mondo, è bellissimo, però io non glielo pubblico. Fantastico. Ma domani, insieme a questa ospitata di Missione Libertà Live, domani sera
Pietro Ratto sarà con noi a Pescara. Abbiamo organizzato un incontro con i lettori. Chi ha voglia di farsi un viaggio e stare qualche ora insieme al professor Ratto a Pescara, sul nostro Facebook Giulio Pasquini e Ezio Angelozzi trovate la locandina, basta prenotare e possiamo incontrarci. Quindi incontro, come a differenza di quello che qualcuno ha tentato di dire, che io ho baschettato violentemente, non lo faccio mai, ma questa volta ho reagito davvero male. Volevo tentare di dire che è a pagamento. La presentazione è gratuita, il professore viene per il piacere di venire, poi se avete voglia di comprare i suoi libri, di seguirlo, lui lo fa perché ci crede ed è il motivo per cui ho tutto questo entusiasmo, ve lo faccio rivedere di nuovo, non sono stato pagato e non verrò mai pagato per questo, ma è il motivo per cui lo faccio, perché non sono pagato per questo. Io direi che ci dobbiamo salutare. Professor Ratto, grazie mille. Grazie e adesso un altro ospite strepitoso. Vai con la scheda.